Ciao ragazze, buongiorno, bentornate sul canale. Oggi video Avon, spacchettamento per quanto riguarda la campagna 2. Spacchettamento haul, perché ovviamente sono tutte cose per me, e ben tre cose le indosso, così spero che riusciate a vederle meglio e a capirle, diciamo, un pochino meglio. Allora, inizierei con la tutina. Ve la faccio vedere qui sul catalogo. È questa qua grigia che vedete qua e si chiama Set per il tempo libero Isla, 26,99 euro. Allora, è questa che indosso io. Adesso giro un pochino qua e mi alzo e vi faccio vedere. Allora, le maniche un po' a pipistrello e come vedete non sono lunghe, ma sono a tre quarti. Ai lati è un pochino arrotondata, lasciate stare la mia bellissima forma fisica. Se alzo le braccia è un po' cortina. I pantaloni sono larghi sul basso e hanno questa banda laterale. Io ho preso una 48-50, che secondo me veste comunque una 48, perché Avon quando mette le doppie taglie io trovo che corrispondono di più alla taglia più piccola che viene indicata. È molto comoda, tra l'altro i pantaloni sono molto molto larghi come vedete, quindi cioè anche per una 50 andrebbero sicuramente bene. Io vesto una 46-48, sarebbe la mia taglia ideale. Però ecco, la trovo molto molto carina, la stoffa è così, è di una stoffa leggera, molto molto bella. Vi dico esattamente di che cos'è, è 100% poliestere. Sul catalogo mi sembrava più pesante, vedendo la foto sul catalogo, e anche con la manica lunga, invece a me la manica rimane appunto così a tre quarti. Ha il bordino qui e ha questa etichetta, diciamo così, con scritto long. No, Love Long Relax. Ecco, lì c'è scritto tutina per il tempo libero, set per il tempo libero. Io sinceramente di uscire così non lo so perché mi sembra un po' un pigiamino. Però magari messa la magliettina da sola con un jeans o il pantalone con una magliettina nera, perché no? La trovo molto carina, comunque molto pratica in casa, molto comoda, molto così che ti muovi bene, in libertà mi piace. E vi ho già detto 26,99 euro. Poi la seconda cosina che vi faccio vedere è il rossetto, che è questo qua. Io ho già aperto, si chiama Sumptuoso Nectar, qualcosa del genere, ve lo faccio vedere qua. Ed è il rossetto che ha lanciato Avon con l'edizione limitata per la primavera. Non fa parte degli Epic Lip, fa parte degli Avon True, quelli diciamo normali. Ha lanciato quattro nuove colorazioni e io ho voluto prendere questo, che è questo. È un aranciato, è un rosso un po' aranciato, un po' nude, mi piace molto. L'effetto sulle labbra è questo, vedevo la foto sul catalogo della ragazza, mi piaceva molto e questo l'ho pagato 5,99 euro. Poi il terzo capo che indosso sono i due braccialettini, che sono questi qui, che ho preso però sull'Avon per te in anteprima. Che possono prendere appunto solo le presentatrici. Si chiamano Ishana Braccialetto. Uno è con la colomba, che è questo qua, che è tutto fatto di perline, quarzo rosa, che è un rosa molto chiaro e ha qui come chiusura, vedete, c'è scritto pace, peace qui, ma non si vede, e poi ha la colombina, un brillantino e un'altra perlina, molto molto carino, questo è dorato. Questo qua invece è viola ed è con il gufetto e c'è scritto wisdom, che credo voglia dire no, non lo so cosa vuol dire wisdom. Fortuna, non lo so, perché per me il gufetto porta fortuna. Però è una cosa che penso io e non so neanche se sia vera. C'è appunto il guffettino, qui c'è il brillantino e la perlina anche qua colorata viola. Ecco, anche questi mi piacciono molto, ho voluto prenderli entrambi. Oggi non è che stanno benissimo. Il rossetto sull'aranciato, il braccialetto sul viola, questa grigia non è un granché, però per farvi vedere un pochino le cose. E questi qua li ho pagati solo 1,95 euro l'uno.
Scusate, mi si stava scaricando la batteria, però questi, ecco, li possono acquistare solo le presentatrici, sono presenti sull'Avon per te. Poi ho fatto arrivare una matita bianca della Color Trend, che vorrei un pochino utilizzare sia all'interno dell'occhio per allargare appunto l'occhio, sia sopra quando si fa una righettina con la matita sul nero. Mi dicono di mettere prima un po' il bianco sopra il nero, sempre per dare questa sensazione di allargare un po' l'occhio. Eccola qua, una matita bianca normalissima, mi sembra abbastanza scrivente e morbida. Devo ancora provarla, questa però non l'ho ancora provata, e questa qui l'ho pagata solo, aspettate che la trovo, matita white, 3,50 euro. Non l'ho mai provata queste matite della Color Trend, poi vi dirò appunto come mi trovo. Poi ho voluto prendere lo shampoo secco da provare sempre per i capelli, perché vedete anche oggi ho messo delle mollettine, ho i capelli un po'... non lo so come definirli, non mi piacciono, se li faccio crescere troppo non mi piacciono, se li sfoltisco troppo non mi piacciono, se li scalo non mi piacciono, è un casino, cosa faccio? Non lo so. Allora ho incominciato a prendere lo shampoo perché, visto appunto che non mi piacciono, tendo a lavarli tutti i giorni appena vedo un pochino di sporco qua sulla cute, magari sono un po' anche sfibrati, perché sono parecchio secchi e sfibrati in questo periodo, perché li lavo troppo spesso. Allora ho detto, provo con questo shampoo a vedere se riesco almeno a lavarli un giorno sì e un giorno no. E questo qui l'ho pagato 4,99 euro. Poi ho preso il fondotinta da provare di Avon True, perché volevo un fondotinta un pochino più naturale. Questo qui è proprio indicato per la pelle sensibile, con aloe lavanda, c'era scritto sul catalogo, costa 5,99 euro. Io l'ho preso nella tonalità Ivory, se non sbaglio, sì, eccolo qua, ed è una tonalità così molto chiara, il vasettino è di vetro ed ha il dosatore, quindi non si apre, non va a contatto con l'aria, questo mi piace tanto. Questo è il colore, è un colore molto chiaro, come vedete. Vediamo se copre la matita, l'effetto coprente. Allora, con la mia pelle va benissimo, perché a me comunque piace un fondotinta chiaro, non che mi scurisce di più la pelle. Mi sembra che copre anche abbastanza. Adesso qui con la luce è un po' un casino. Tra l'altro c'era un bel sole, ora che mi sono messa a fare il video è andato via. E comunque non è per niente appiccicoso, e l'ho pagato 5,99 euro, era in offerta sul catalogo. Se si acquistava un prodotto da pagina a pagina si poteva appunto avere questo fondotinta a questo prezzo, quindi l'ho provato. 30 ml di prodotto, effetto luminosità, proprio per le pelli sensibili e che si irritano facilmente, quindi lo proverò e vi dirò appunto come mi trovo. Poi ho voluto approfittare di un set che ho visto, ne hanno approfittato praticamente tutte perché era veramente vantaggioso, che comprendeva questo olio per i capelli di Advanced Technique, che tra l'altro è molto buono, io lo sto utilizzando, è un olio bifasico ed è l'unico olio che io sto utilizzando, che ho utilizzato negli ultimi periodi, che non mi va a lasciare il capello unto, perché tanti mi danno poi la sensazione di unto. Va applicato ovviamente sui capelli dopo che si sono tamponati con l'asciugamano, prima di asciugarli col phon, va prima ovviamente mischiato, agitato, e niente, mi trovo molto bene, un buon profumo, mi piace, e quindi niente, l'ho preso, che era appunto in questo set. Insieme nel set era compreso il mascara della Avon True Black Cat Black, Avon True Color, questo qua. Credo che sia il mascara allungante, se non ricordo male. Questo non lo apro perché ne ho un po' in giro di mascara, poi dopo si asciugano. La cremina duo contorno occhi, questa ne ho sentito parlare molto bene, anche questa non la apro subito. È la cremina però che fa parte della New Clinical Lift e Firm. Ha una parte con una crema in gel e una parte una crema bianca. La crema in gel va applicata sopra, che ha un effetto tensore per la palpebra, e invece la crema bianca va applicata sotto appunto per le rughe. Vediamo un po', no, qui c'è scritto solo l'uso.
Però vediamo un attimino appunto se funziona. Sul catalogo non è specificato che è indicata per le occhiaie e per le borse, però essendo comunque con un effetto lifting dovrebbe aiutare a nascondere un pochino. Vediamo anche qua, quando la proverò, poi vi dirò come mi trovo. E ultima cosina che era compreso in questo set, il profumino Persave da 30 ml, il formato da borsetta, che arriva così senza il cellophane. È così la boccettina, è un profumino che è un azzurro violaceo il colore, un po' duro, ecco qua, a spray. Io tra l'altro questo profumo già ce l'ho nella versione grande che mi ero dimenticata di prendere quando ho fatto il video dei miei profumi Avon. Quindi l'ho preso, che è questo qui, nella versione grande, così vi dico le note. Dice: coccola i tuoi sensi con questa fragranza rasserenante, caratterizzata da note di deliziosa pera, morbida gardenia e delicato muschio. Eccolo qua. Allora, tutto questo set, profumo, contorno occhi, il mascara e l'olietto per i capelli, 9,90 euro, ordinando un qualsiasi altro prodotto dal catalogo. Quindi è veramente un'offerta interessante. Se per caso appunto vi interessano questi prodotti, si possono ancora acquistare anche nella campagna, a parte che la campagna 2 non è ancora terminata, però anche nella campagna 3 si possono poi acquistare i prodotti relativi alla campagna 2. Poi ho voluto prendere, siccome anche qui ne sento parlare molto bene, un asciugasmalto dell'Avon True Color. Anche questo non l'ho mai provato, è un asciugasmalto spray. Anche qua proverò e vi dirò come mi trovo. E l'ho pagato 3,99 euro, sono 50 ml di prodotto. E ultima cosa, ho preso il bagnoschiuma, che era il prodotto che mi serviva per poter prendere il fondotinta da pagina a pagina, il Bubble Bath Spring Bouquet, che è la nuova profumazione da 1 litro, l'ho già utilizzato, come vedete è già via un pezzettino, è buono. È fiorito. Allora, non il mio preferito rimane quello al giglio bianco. Pensavo che questo magari lo battesse, siccome mi piacciono molto le profumazioni floreali. Però secondo me è un profumo floreale, ma sul dolciastro. E quando fai il bagno persiste un pochino il profumo, perché comunque i Bubble Bath lasciano un buon profumo sulla pelle, non che dura per ore, però lo lasciano. Ma il giglio bianco è quello che secondo me è più buono come profumazione e anche persiste più a lungo rispetto agli altri. Mi hanno poi regalato un campioncino della nuova crema Agnew Ultimate, è una crema da notte che prevede due fasi di trattamento. Anche la confezione prevede una parte da utilizzare la prima settimana e poi l'altra parte da utilizzare la seconda settimana. Poi, se non si è finito il prodotto, si riprende con la parte della prima settimana e così via, per non abituare la pelle allo stesso, diciamo, trattamento. Ecco, basta, questo è tutto. Sì, vi ho fatto vedere tutto. Ovviamente sia la tutina che i braccialetti sono arrivati confezionati nella loro la tutina nel sacchettino di plastica che non ho più, tra virgolette. I braccialetti erano confezionati col carconcino, il sacchettino e la pluriball, eccola qua, di entrambi i braccialetti. Quindi, se dovete anche fare un regalino e siete presentatrice e vi interessano, sono nelle loro confezioni, però non nelle scatoline, queste arrivano così. E basta, niente, questo è tutto. Spero che il mio video vi sia piaciuto. Se volete qualche informazione maggiore sui prodotti, magari che non ho detto, non ho specificato nel video, lasciatemi pure un messaggio qua sotto. Io vi saluto, vi auguro una buona Pasquetta, anche se ormai è finito anche questo giorno, e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao!